cori razzisti in Juventus, da spua tifosi bianconeri. La questura di Torino ha annunciato che 171 i tifosi della Juventus saranno colpiti da provvedimento DASPO. La decisione arriva alla fine dell'inchiesta della Digos del capoluogo piemontese dopo i cori razzisti del 4 aprile scorso. Nella semifinale di andata tra Juventus e Inter all'Allianz Stadium. In quella occasione Lukaku fu oggetto di cori ululati lanciati da un settore del primo anello della curva sud Cori. A quanto si apprende, gli insulti a sfondo razzista vennero lanciati da 250 persone. Lukaku fu punito con il cartellino giallo, era già stato ammonito e fu espulso, per aver esultato con un dito sulle labbra. La sua squalifica è stata poi graziata. Sono in corso ancora indagini per identificare tutti i coinvolti nella vicenda. Alcuni identificati appartengono ai gruppi ultra bianconeri. I 171 in questione. Oltre che dal DASPO, sono stati raggiunti da contravvenzioni per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo per aver intonato i cori. Durante l'inchiesta della Digos sono stati anche segnalati alla Procura federale un episodio accaduto a metà del primo tempo. Sempre di Juventus-Inter, quando la quasi totalità del settore ospiti ha intonato il coro Liverpool. Liverpool in chiaro riferimento ai tragici fatti dell'Isel. Inoltre, ieri durante Juventus-Napoli sono stati lanciati insulti contro il presidente della FIGC Gabriele Gravina colpevole secondo la tifoseria bianconera di aver chiesto l'archiviazione per il giocatore Lukaku. Sempre ieri la Procura federale, a quanto apprende l'ANSA, ha segnalato cori di discriminazione territoriale contro i napoletani, Vesuvio lavali con il fuoco e acqua e sapone. Usate acqua e sapone? Slogan partiti sempre dalla curva che dopo i fatti contro l'Inter rischierebbe una recidività.